What e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 4 Remake. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con un like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Abbiamo giocato quindi la volta scorsa il capitolo 1, ci eravamo fermati lì, per cui adesso ovviamente ragazzi dobbiamo riprendere dall'inizio del capitolo 2. Ho tante aspettative riguardo questo remake, quindi non perdiamo troppo tempo, andiamo a giocare. La ricerca di Ashley Graham ha trascinato Leon in una situazione molto pericolosa. Un solo passo falso potrebbe segnare la sua fine. Lo sacrificale riceverà il nostro corpo più sacro. A inizio adesso. Ah, è vero, lui gli avevano iniettato quella cosa strana. Ma che cazzo? Ehi, stai fermo. Ehi, Yankee, hai un nome? Leon. Di poche parole. Io sono Luis Serra. Che bel posto di merda. Tra le vacanze. Che vacanze. Ehi, fermo. Se ti muovi, mi tiri. E io sono già messo. Ho capito che vuoi fare. Ti trovi spesso in situazioni simili. Scommetto che sei qui per cercare qualcuno. Quante domande fai, amico? Fammi indovinare. Magari una signorita dispersa. E tu che ne sai? Una ragazza. Parla. Ora. Va bene. Li ho sentiti dire di spostare una signorina. Spostare? Dov'è? Chi lo sa, ma dopo ho visto trascinare qualcuno verso la chiesa. Ok. Merda! Stare con te. Oh shit! Però te salvo anche le chiappozze, amico. Adesso siamo legati. Ah! Mamma mia. Mamma mia. E Leon, regà, cioè non bada un cazzo. Ehi, non abbiamo finito. Agisce e basta, ecco. Ci vediamo, amico. Oddio, no. Niente. E se ne va. Almeno adesso siamo liberi. Merda, hanno preso le mie cose. Oh cazzo, non c'ho più niente. Fantastico. Proprio il nulla. Il nulla più totale. Che meraviglia. Condor 1 a nido. Ho localizzato Aquila Reale. Sembra sia prigioniera in una chiesa. Ottimo. Buone notizie. Me lo ha detto un uomo che ho incontrato. Un certo Luis Serra. Mi è sembrato sospetto. Puoi fare dei controlli su di lui? Ok, Condor 1. Mi metto alla ricerca. Nel frattempo vai verso la chiesa. Beh, direi che... Bene. Così potrò confessare tutti i miei peccati. Condor 1, chiudo. Che te devi mettere a confessare, Leon? È ovvio che adesso non ci resta che andare verso la chiesa. È chiaro. Quindi direi non perdere troppo tempo. Anche se ora come ora non abbiamo più un cazzo con noi. Ok. Vediamo un po' di ritrovare. Ci ridate la nostra roba? Sarebbe fantastico riavere tutte le nostre belle cose. Coltello da cucina. Quindi adesso mi devo arrangiare con questo. Quindi esegui ampie coltellate con R2. Esegui pugnalate veloci con R2 mentre tieni premuto L1. Quindi me lo devo tenere a mente. Quindi pugnalate veloci tenendo premuto L1. Mentre pugnalate più profonde con semplicemente con R2, va bene. Il fatto poi che sia così dannatamente buio, non avere una torcia. Ma con chi ce l'hai, amico? Ma lo posso uccidere? Lo posso uccidere furtivamente, ecco. Rispondono sempre a tutte le mie domande, è meraviglioso. Se un coltello puoi avvicinarti furtivamente ad un nemico da dietro e ucciderlo con una sola mossa senza fare rumore. Quindi ovviamente senza attirare l'attenzione di nessuno. E tac.
Sì, questo tra l'altro mi sa che già l'avevo fatto la scorsa volta, ma domande un po' a caso. È la mia roba. Sono le mie cose. Ecco come le hanno buttate lì, senza la minima curanza. Fate veramente schifo, vergognatevi. Scusate ragazzi, oh mi scusi signore. Se hai un coltello puoi usarlo per parare un attacco con L1 quando il comando appare nell'angolo in basso a destra dello schermo. Puoi bloccare l'attacco anche premendo prima che il comando appaia. Col giusto tempismo riuscirai a stordire un nemico, quindi questo è il parry. Ovviamente, quindi L1 quando il tizio ci attacca. Vediamo un attimino se sono capace. Sì, sono capace. Oddio, mi è mancato proprio amico, scusa Ammazza, era così di... Perché gli è uscito un topo dal culo? Io mi dissocio da tutto nel dubbio, ma io devo recuperare roba mia. E questa ovviamente è chiusa, porca paletta. È possibile che io... Volete mettercene un'altra? È possibile che io riesca a rimanere incastrata nelle trappole per orsi anche in un posto stupido come questo? Per la miseriaccia, scusi signor topo, ma ho bisogno di passare. Che è sto macello? E toi a chi? Hijo de puta! Ben a chi, merda? Ok, questo lo posso uccidere furtivamente, direi di approfittare, così magari ci risparmiamo un po' di rotture di coglions. Oh, un po' de pesetas. Non era troppo pezzente questo tizio. Allora, la mia roba, dov'è? La mia roba dov'è? Così posso aprire la porta. Ma che bello! Ma poi rimane aperta? Ovviamente no. No, non ce la farò mai. Ecco qua, meno male ragazzi che ho deciso, perché... Oh, guarda che bella la mia valigetta, è un po' disordinata ma sono dettagli. Allora qua tra l'altro abbiamo questo, il coltello a combattimento che ormai è andato, c'ha la lama rotta. Io direi di rimettere un attimino in ordine ragazzi, perché vi giuro che vedere tutte le cose messe ad cazzum mi dà fastidio, non poco vi dirò tra l'altro. Ok, facciamo così, non ha molto senso logico, ma almeno non ci sono spazi vuoti. Pianta verde, coltello, prendi assolutamente tutto. Qua possiamo aprire e intanto sbirciamo nel cassetto che non possiamo aprire perché non c'è la chiave adatta. Posso riaprirmi la porta e quindi andare direttamente dall'altra parte, fantastico. Ecco fatto, allora, sti ratti sono grandi come gatti. Non ho fatto volutamente la rima, ma non ci importa, li lasceremo vivere. Non ci hanno fatto niente di male alla fin fine, a parte il fatto di trasmettere malattie terribili, ma quelli sono dettagli. No! Straniero. Oh, chi si rivede? E come, chi è quello? Leon. Nella nostra resuscito viola l'avevamo chiamato Eustachio e ovviamente rimarrà battezzato così, ragazzi. Carissimo, ma quanto tempo. Affari con te. Gli hanno cambiato ovviamente la... Vabbè, per forza. Gliela dovranno cambiare. Elimina i ratti che hanno invaso la fabbrica. Ci domandiamo se portino qualche malattia. Ma raga, pare che io gli eleggo nella mente a sto gioco. Giusto parlavo dei ratti che trasmettono malattie. Elimina tutti i ratti. Spinello per 3. 0 di 3. Ne devo eliminare solo 3. Davvero? Cioè, ma ste cose ti invogliano a fare ste sfide. 1. Ormai gli altri ratti quando me vedranno se la daranno a zampe levate. 2. Me ne manca solo una. Dov'è finito vostro cugino germano? Non se nascondesse, sento il suo zampettare. Ecco zio germano, l'ho visto, vuole scappare. Vieni qua germano, non avere paura, sarà rapido e indolore. Sì. Leon è d'accordo con me. Sì, fa chi è. Certo, non vedi la soddisfazione sul mio volto, Eustio, dai. Come procede con le richieste? Lo sapevi che puoi scambiare le gemme spinello che ricevi come ricompensa e avere in cambio dei beni di valore esclusivi che non puoi comprare da nessun'altra parte? Abbiamo tonnellate di oggetti utili, ma il mio consiglio principale è quello di procurarti una mappa del tesoro. Queste mappe forniscono dettagli sulla posizione di tutti i tesori nascosti della setta. Io e i miei compagni ci abbiamo messo un sacco a trovarli. Con questa comoda mappa non resterai mai più al verde. Certo, dovrai addentrarti in aree pericolose per alcuni di loro, ma per te è un gioco da ragazzi, non è vero? Quindi mi sta consigliando praticamente di prendere la mappa del tesoro. Qua mi danno munizioni per la carabina e parliamo col carabinieri.
Bravissimo, Eustachio. Oddio, no, te prego, le cose oscene. No, è la prima volta che ci vediamo. Puoi comprare armi e oggetti dal mercante pagandolo con le pesetas. Puoi anche vendere oggetti, riparare, modificare e potenziare il tuo equipaggiamento. Una volta completato un incarico ricevuto da una nota blu di richiesta, puoi reclamare la tua ricompensa parlando col mercante. Un lavoro ben perfetto. Fatto, merita un adeguato pagamento. Grazie, zio. Grazie, zio. Grazie, zio. Mi ha dato anche quello per i medaglioni. Fantastico. Novità. Allora, porca miseria, riparare un coltello rotto costa 4.000 pesetas, ragazzi. E allora, gli oggetti chiave non più utili si possono vendere, ragazzi. Quindi quelli con la spunta praticamente si possono vendere. Ok, quindi vediamo un attimino. La collana di perle pure suppongo che si possa vendere. Le lacrime viola, il rubino anche. Non abbiamo altra roba? Sembrerebbe di no. Ok, vediamo tutto. Monta questi splendori su un tesoro e il prezzo diventerà più alto della somma delle sue parti. Ah, ok, perché forse può essere incastonata in alcuni tesori il rubino. Ok, vi rendete conto che mi ha dato il suggerimento? Cioè, mi ha dato il suggerimento ritenerla per aumentargli il valore. Questo è un mercante di tutto rispetto, ragazzi. Grazie, caro, grazie. Thank you. Attenzione per la valigetta che pure potrebbe essere utile, ragazzi. Allora, visto che siamo all'inizio, comunque, ragazzi, ci servirà più spazio sicuramente. Direi di utilizzare 10.000 pesetas per ingrandire la valigetta. Direi, ragazzi, allora intanto sì, di aumentare la velocità di ricarica della pistola. Questo visto che ci siamo. E per ora lasciamo così. Però possiamo scambiare degli oggetti. In che posso modo? No, allora per ora non scambio nulla. Però è interessante sta roba. Ok, ciao carissimo Eustachio, è stato veramente un piacere. Allora, visto che ci siamo, ovviamente salvo la partita, perché non si sa mai. Lo sapete, ragazzi, è il mio motto. Ah, lui mi aveva detto però di comprare mappa, scusa. Ah, ecco, cioè nel senso uno spinello per la mappa dei tesori del villaggio. Però comunque si tratta di tesori, però potrebbe essere utile ovviamente per avere più pesetas. Io adesso ho 7 spinelli, ragazzi, attualmente. Beh, allora prendo la mappa del tesoro, ragazzi, del villaggio. Vedete, ragazzi, adesso mi ha aggiornato la mappa e mi specifica dove ci sono dei tesori. E questa cosa può essere molto utile soprattutto a una come me che di solito, ragazzi, si fa sfuggire dettagli. Comunque, allora, direi di procedere. Cosa c'ha sti in capo esagonale? Ah, ci dovremmo mettere ovviamente una roba che non abbiamo. C'è la forma di un uccello disegnata. Non ci resta che procedere. Da questa parte. A Monculo Beach, Leon. Dove vuoi che sia finito? Aspetta, però. C'è un tesoro dall'altra parte. Allora, non tornerò indietro, ragazzi, nella fabbrica a prendere l'altro. Però magari posso cercare di recuperare quello che sta qua vicino. E ovviamente è una volta oltrepassata questa porta, quindi niente da fare, lo prenderemo più avanti. Quindi continuiamo di qua. Sto qua, signora. Signora, lei mi fa il favore, non si gira, così ce la togliamo subito dai cojones. Zitta un po', quanto parli, taci. Chiudi la boccaccia. Mi chiedo se ci saranno altri. Sicuramente ci saranno altri rompicoglioni qua in giro, ragazzi, figuriamoci. Sarà strapieno, anzi, se non mi ricordo male. Oddio. Sarà strapieno, sì, porca miseria. Qua mi sa... Oddio, sta zona mi sa che me la ricordo, ragazzi. Qui ci sarà un gran bordello. Sì, però vi dovete dare una calmata. Cioè, ogni volta che mi avvicino fate certi versi. Chi è che mi ha visto? Sto stronzo qua. Lui, è stato lui. Ok, mi dà fastidio. Via dalle palle, no, via dalle palle. Oddio, raga. Ma porca vacca. La questione della mira, ragazzi, sempre può essere un gran... Che cazzo è successo? Allora, mi ha fatto un gran favore perché ha fatto esplodere un po' tutti, però... Voglio dire di fare, ragazzi, questa miscela di piante e di usarla. Mi ha aumentato quindi anche un pochettino la vita. E questa è una cosa positiva. Esplodi un po' te, grazie, che ci fai un favore. Madonna, sto vecchio. Stia fermo, signore. Ok, un altro coltello da cucina è andato. Niente, io mi azzardo ad usare il coltello così completamente a caso. Tra l'altro, oddio. 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 Sono in difficoltà, signore e signori. Ricarica un po'. Io non so se quello, tra l'altro, sta continuando a lanciare candelotti. Oddio. Sì, sta continuando a lanciare candelotti. Ok. Oddio, sta per saltare in aria e infatti. Aia! A tua sorella, quella zoccola. È stato bellissimo vedere esplodere in mille pezzi Leon.
L'ho detto che sto posto sarà un grande dito al culo, ragazzi. Allora, vediamo un attimino. Magari di non rinchiuderci in quell'angolo lì e vediamo un attimino cosa possiamo fare. Magari cerchiamo di tenerli un attimo separati tutti, ragazzi. Oddio, questo l'ho ucciso così, con un colpo solo, fantastico. Niente male, vero? Sì. Mamma mia. La vedo dura, la vedo male, la vedo male, 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 ragazzi. Ok, ha fatto esplodere questa. Assoreta e ammambeta. Allora, intanto mi ricreo questa miscela di piante e la uso. Io se continuo a sentire sti candelotti che stanno per esplodere, non mi fa per niente piacere. Da dove cavolo l'ha cacciata quell'ascia? Aia, aia! Oddio regà, è terribile. Ok, intanto sono saltati tutti e tre ed è stato uno spettacolo pirotecnico non da poco, direi. Ok. Oddio, no, rimani a terra che fa un favore un po' a tutti. Allora, c'è ancora della gente in giro, non sono salva, non è finita. È il delirio. Eccolo qua l'emblema che ci serve. Ma dov'è la gente ancora? Che li sento, che parlano. Recuperiamo un po' tutto. Qua dentro che ci abbiamo? Spray medico, piantina gialla. Ma allora, oh cazzo, non me l'aspettavo. Madonna santissima. Ok, io direi, cioè, raga, lo so che i coltelli comunque si consumano, si usurano, però se posso cercare di risparmiare munizioni quando è possibile, direi che è il caso di farlo. Wow, che combo incredibile, super incredibile. Oddio, qua dentro che sta succedendo nel frattempo? Posso aprire qua? Sì. Granata assordente, che non so quanto mi possa essere utile in effetti. Ah, salve signore, era a casa sua? Non lo sapevo, mi scusi. Non so se sto colpendo un morto. Sì, stavo colpendo un morto, fantastico. Piccola chiave. Forse questa può andare per i cassetti, probabilmente. Niente, vedete regà, poi che succede? Per esempio, ho sprecato due colpi a caso, ad esempio, e sto per morire di nuovo. Che fatica. Continuo a sentire versi di persone. Io non so se me ne devo andare o che cosa devo fare a sto punto delle cose. Non lo so. Mi permetto di entrare. Ok, è morto. Qua c'è della roba. Munizioni per fucile che possono sempre fare comodo, ovviamente. Mi sto alterando non poco, ragazzi, perché non vedo chi manca. Perché io suppongo che comunque li dovremmo eliminare tutti. Eccolo là, finalmente lo vedo. Allora, quello di sopra dovrebbe essere morto. Ma mi sa che manca qualcuno. Sei morto? Cali di sotto. Ecco. Però ci manca ancora qualcuno, mi sa. Ah, eccola la troia. È là sopra. Come cazzo ci sei arrivata lì? Ma tu guarda un po'. Ok, adesso la situazione dovrebbe essere calma. Di regola. Il punto è che per trovarli tutti mi sono girata praticamente tutta sta zona qua. Intanto farò un giretto, ragazzi, di ricognizione. Infatti, per esempio, qua sopra non sono andata. Vedete? Qua sopra, ecco. Che te pareva? Pensavo fosse finita. E invece, scusate ragazzi, però, oddio, sto per esplodere. Ecco, mi ha preso lo stesso. Con calma e per favore. Abbiamo fatto tutto? No, col cazzo, sento qualcuno che bisbiglia. Ah, salve, era lei. Ok, via, pure te, grazie. Se muori ci fai un favore a tutti. Muori. Smettila di strisciare, smettila. Ok, uno dopo che uno ti ha coltellato per una trentina di volte, la devi smettere. Scusa. Ancora. Mamma mia, ma che incubo. Un rubino, perfetto, che pure è una roba buona per accumulare pesetas. Ora qua però posso alzare questa. Ma pure questa sarà a tempo limitato? Immagino di sì, o forse no. Allora, in ogni caso direi di tornare verso giù. Non perdere troppo tempo, anche se qua ovviamente c'è sempre tanta bella gente che è pronta ad accoglierci. Dio santissimo, ecco qua, niente, si è rotto. Oh! Un po' di educazione. Non vede, mi stavo occupando di suo cugino. Che cavolo. Vabbè.
E sì, grazie per avermi avvisato, perché non t'avevo sentito, infatti, quindi meglio avvisarmi quando si ha un forcone in mano, soprattutto. Non bisognerebbe giocare con questi aggeggi. Assolutamente non bisognerebbe. No, 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 no. Ma quanti cazzo sono? Comincio a temere che siano tipo infiniti, ragazzi. Quindi io, sapete che faccio? Io me ne vado di qua, perché ho usato un sacco di munizioni comunque. Mi si sono spaccati almeno due coltelli, ed è una cosa incredibile. E infatti questa era una scorciatoia per tornare di qua. Quindi adesso possiamo ovviamente inserire... Aspetta però, allora fatemi fare una cosa, visto che c'è qui il caro Eustacchio. Allora, la carabina pure potrebbe essere utile, in effetti, ragazzi. Quasi quasi, quasi quasi direi di prenderla. Tanto abbiamo allargato la valigetta e quindi abbiamo spazio comunque. Eustacchio è felicissimo. È gratis. Le offerte sono valide solo nei capitoli in cui appaiono. Allora io direi di prenderlo a zero pesetas. Che faccio? Me lo lascio sfuggire? È certo che no. Perfetto, perfetto. Allora, quindi immagino che questo mirino, dove me l'ha messo, potremo associarlo a una delle nostre armi. Monta su SRM Cats. Quindi ovviamente l'ha montato sulla carabina. Quindi mo me dovrei riorganizzare un attimino tutta sta valigetta. Datemi un attimo. One eternity later. Ok ragazzi, allora, sistemata la valigetta, adesso è tutto bello in ordine, tutto bello a posto. Salverei la partita, perché non si sa mai, e quindi adesso possiamo tranquillamente inserire l'emblema esagonale. E lo dovremo anche ruotare. Però dovrebbe... Ah, gira dall'altro lato. Ah, dovrebbe essere così. Sì, sì. Quindi vediamo di aprire questa mega porta. Vediamo cosa ci aspetta dall'altro lato. Forza Leon, mostra i tuoi muscolazzi. Ti aspetteranno altri tempi difficili, vero? Chissà perché ho questa netta sensazione. Vediamo se questo possiamo ucciderlo senza che lui se ne accorga, per evitare altri errori. Non ci posso credere. Cioè, ce n'era un altro nascosto. È stato fantastico, ragazzi. Davvero fantastico. Davvero fantastico tutto ciò. Lasciatemelo dire. Ma prendete a vostra sorella, scusate. Allora, me, per quanto riguarda le cure, ragazzi, non è che siamo messi proprio bene. Intanto userò questo vetto per tamponare un attimo, ma la vedo male, signori, male male. Più avanti c'è anche un tesoro, non ce lo dimentichiamo. Porca vacca, mi devo ricordare del parry, che comunque può essere utile. Non me lo devo dimenticare, perché magari ci può salvare, eh. Ridendo e scherzando ci può salvare. Ecco qua, mo lo stava a dire, sta nelle trappole. E porca vacca, se non ficco il piede almeno dentro una di queste, non posso essere contenta, niente. Mi tocca curarmi così. Risorse. Forse, chissà che cavolo serviranno, però vabbè. C'è qualcuno nascosto là dietro, tanto pare che fa apposta per farmi le sorprese. Questo è il tesoro, suppongo, che ci indicava sulla mappa. Ovviamente sì. Dobbiamo cercare di accumulare quante più pesetas possibili, ragazzi, perché comunque ovviamente ci permettono di acquistare potenziamenti. Il detector per ste merda di trappole, magari lo possiamo comprare. Che palle. Va bene, andiamo, procedemos. I corvi, ah, qualcuno mi ha detto pure di ammazzare i corvi. Di regola, ecco, ormai è troppo tardi. L'ho fatto scappare, però quello lo posso ammazzare. Ma sta cosa è terribile. Dai, non mi va di farlo. Però danno anche un po' di pesetas, sembrerebbe. Vediamo un attimino. Munizioni carabina, mi devo ricordare pure di avere la carabina. Attualmente per fucile non ho un cazzo di niente di munizioni. Sento dei rumori che non mi piacciono proprio per niente. Piantina. Gli aristocratici non contano più come una volta. Non perdonare le loro azioni. Distruggi i castellani meccanici. Sono quelle bambole che trovi in giro. I castellani meccanici. E sta cosa che sento che fa cri cri cri. Ah, questo. Ah, eccola. Ok, quindi quando si sente quel rumore, di regola ci stanno ste cose. Allora, qua mi indica un tesoro. Oddio, non mi dite.
È lui? È lui o non è lui? Certo che è lui. Sì, però che poi mi indica il tesoro e non vedo una ceppa. Cioè, dovrebbe essere qua. Cioè, ragazzi, io non ci posso credere. Io direi che dovremmo tenere il conto di quante trappole mi si aggrappano sempre i piedi. Ah, forse devo fare questo. Non mi ricordo perché io lo abbia fatto, ma vabbè. Oddio, voi da dove cazzo siete usciti? Scusate. Da dove siete usciti? Mi dovreste spiegare. Perché questo, allora, sì, è a distanza, ragazzi, ma è stupendo perché fa saltare veramente in aria le teste. Oddio, se riesci a prenderlo, ovviamente. Madonna quanto è brutta, signora. Vabbè, se non prendo gli alberi. Allora, vabbè, con lei farò così, guardi, mi sbrigo. Oh, cazzus, sta arrivando più incazzato che mai. Attenzione. Oddio. Proviamo così. Ecco qua. Allora, questo è ovviamente molto più efficace. Fa molto più male, vero? Che fa più male? Tu mi farai di sicuro tanto male se mi colpisci con quella. Dai, dai, vieni, bello, non ci credo. Ho colpito la motosega. Si ripara con la motosega, lo stronzone. Non riuscirai a cavartela, Sega Man. Non riuscirai. Vai, Leon, colpiscilo. Super mega calcio rotante nelle chiappozze. Nelle chiappone. È morto? È morto. Un po' di pace, finalmente. Uno smeraldo, addirittura. Zaffiro, smeraldo e rubini. Che meraviglia. Il tesoro, comunque, io non ho ancora capito dove cazzo è, in effetti. Però sono dettagli. Era questo. Non mi dire che era questo. No, non è quello che sta qua in mezzo. È quello, eccolo. Fantastico, l'hanno messo dentro le lanternine. Va bene, terrà a mente. Ok, possiamo procedere allora. Mi sa che abbiamo preso tutto. Oddio, facciamo pian pianino. Non vorremmo saltare di certo in aria, vero? Già ci bastano le trappole per Ozzy. ci dovrebbero essere un paio di tesorucci. Che è sta roba? Che strani rituali. Io credo, ragazzi, che questa cosa parli da sé, veramente. Cioè, non è possibile. Ma qua possiamo entrare? Oddio, qua mi sa che ci serve. No, una piccola chiave comune. Questa deve essere per i cassetti. Non penso che qua ci sarà una chiave con sta forma qua, probabilmente. Io non ci posso credere veramente che continuo, ragazzi, a incastrarmi nelle trappole. Cioè, è pazzesco. Ne avrò calpestate almeno una decina fino ad ora, per dire poco. Ecco, vedete? E mo? Ecco. Dovrei stare un attimo più attenta invece di ritrovarmi sempre agganciata. Che palle all'esterno. Quindi continuiamo a procedere da fuori. Accidenti a me. Questo, ragazzi, sarà il meme di questa serie molto probabilmente. Che palle enormi ste cazzo le trappole. Quante ce ne hanno messe? È permesso? E là? C'è nessuno? Oddio, mi scusi, era in bagno. Non volevo davvero invadere la sua privacy. È stato un errore. Sono scivolato sulla sua merda. Che schifo, Dio santo. Va bene, allora, sta casa non mi ricorda niente di buono, effettivamente. Ma dovrebbe esserci un tesoro qua intorno. Bravo a chi lo scova. Però non vedo nulla qua intorno. A meno che non è questo. Sì, era questo qua, perfetto. Quindi, qualcuno sta cenando? Sarà l'invidia di tutto il vicinato. Beh, viste le catapecchie che ci stanno al villaggio, abbiamo trovato un'altra piccola chiave. Quindi queste saranno utili, ovviamente, ragazzi, ad aprire vecchie foto. I cassetti. Sì, lo vedo anch'io che sono vecchie foto, Leon. Vecchie foto di che, però? Oh, ce l'hanno con sto simbolo, sono proprio fanatici. È una cosa impressionante. Munizioni per fucile, che sempre mi fanno strapiacere. Non gli stavano tanto simpatici, mi sa. Carne nella mia carne, sangue nel mio sangue. Rendete grazie e risultate. Va benissimo per me. Allora, vediamo cosa c'è qua dietro. E poi direi che possiamo provare a salire. Anche se qua serve una combination addirittura. Chi la sa? E chi la sa? Forse lo stronzo che è morto nel cesso?
qua dietro cosa abbiamo di interessante? Roba marcia. Un uovo. Perché ha senso cuocere un uovo nel forno, ovviamente. E quindi direi di salire. Vediamo chi ci aspetta al piano di sopra. Speriamo non ci aspetti la mogliettina in lingerie. Salviamo, ovviamente, visto che ci è data questa meravigliosa possibilità. Allora, in venerazione del padrone, le persone hanno offerto in dono i loro possedimenti più preziosi. Dal vecchio contadino il grano più pregiato, dall'esile porcaro il maiale più robusto, dalla povera mendicante il suo amato bambino, oppure gli hanno offerto pure i bambini. Bravi. Il padrone ha accettato questi doni con soddisfazione. Ammazza, gli regalano pure i bambini. Una cosa commovente. E qua mi servirà comunque... mi sa una chiave speciale. Quindi... Qua c'era una granata, tra l'altro, che m'ero persa, ma... il dilemma ora sorge, ragazzi. Ok, intanto ho sbloccato l'ingresso. E questa non so quanto possa essere interessante come cosa. Aspettate, ragazzi, forse questo è un enigma, perché ci sono le parole in verde. Grano, maiale, bambino. Forse c'erano dei simboli su quel lucchetto a combinazione. Forse dobbiamo inserire i simboli. Grano, maiale, bambino. Ah, ecco, infatti. Grano, maiale. Suppongo che questo sia un maiale. Bambino, infatti. Fantastico. È una palla di cristallo. E che ce faccio io con la palla di cristallo? Vedo il mio futuro da disperato. Ah, questa forse la devo inserire nella porta di sopra, perché... oh, porca di quella... lei è sempre molto educato, cavolo. Già le ho chiesto scusa. La deve smettere. Oh, dicevo, la porta di sopra ha una forma cilindrica, il buco. Quindi magari ce devo mettere questa, per qualche scrauso motivo. Vediamo. Ah, ok. Oddio, ruota. Ah, ragazzi, ci posso mettere 30 anni. La forma di questo, ma mi state a parlare sul serio, mi state a dire. Ma ragazzi, è una follia. Come ci capisco qualcosa io qua? Scusate. Aspettate, allora, queste sembrano tanto... aspettate, eh. Ah, sicuramente è bello che ci abbiano inserito anche questi enigmi, ragazzi, eh. Però st'enigma mi sembra talmente pazzesco e assurdo. Come capisco io qual è la sua forma? Scusate. Da tutte ste palle. Ragazzi, io posso stare 3 anni qua, eh. Io così ve lo dico. Aspetta. Forse inizia ad avere un senso. No. Un senso sto cazzo proprio. Così? Non ha senso così per te, davvero? Che palle, per me aveva tanto senso. Così? Cioè dai, più senso è così. Cioè, è giusto, ragazzi. Più o meno è giusto, dai. Forse lo devo girare ancora. Ok, ok. Mamma mia, eh. Dava un attimo un grattacapo. Era un attimo un grattacapo sta cosa, ragazzi. Cronache del villaggio. Allora, il clima è ultimamente strano. Il grano appassisce, le mucche dimagriscono. La gente mostra i segni della fame. È vero, ci mancano le risorse per lavorare nei campi, ma bisogna obbedire incondizionatamente agli ordini di Lord Saddler. 30 persone sono morte di fame, 5 mucche verranno macellate, i patriarchi si riuniscono per sorteggiare altri 6 prescelti per Lord Saddler. Prescelti perché? Altri 8 oggi, altri 4 oggi, altri 11 oggi. 2 stranieri che si erano persi vagavano nel villaggio, li abbiamo portati all'altare per il rituale, oggi non c'è bisogno di sorteggiare nessuno. Oh cavolo, fanno anche rituali strani. È lui, Lord Katz? Oddio. Qua dentro, eccola qua, la famosissima chiave con stemma. Oddio, no, non tu, ti prego. Non tu, non tu. Non sono resistente come te, bello, vacci piano. Il tuo sangue ha colto il dono. Oh no. E chi è?
mio sangue. Ah, lui non si ricorda evidentemente che gli ha iniettato della robaccia schifosa. Ok, e qui finisce il capitolo 2, signore e signori. Ovviamente io ne approfitto per salvare. E direi, ragazzi, allora, che se di volta in volta ad episodio riesco a fare un capitolo, potrebbe essere comunque una cosa positiva per non intrecciarci neanche troppo fra un capitolo e l'altro. Poi dipenderà ovviamente da quanto durerà ogni capitolo. Però, ragazzi, io direi che per oggi possiamo fermarci qua. Ovviamente non è successo granché, ragazzi, però siamo agli inizi, quindi ovviamente vedremo cose più interessanti più avanti. In ogni caso, ci siamo fatti un culo così e siamo finiti in qualche trappola, giusto per gradire. Come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao.